Ma se stai troppo avanti, non... Un attimo, che devo sistemare! Non so se sei avanti a venire, mi scopri! Perché parlassi come gli soldati? Fai la intro! Giusto, allora... Dai, tu chi sei? Rosso come cazzo... Mi strappano i capelli, già ne ho pochi! Cosa stiamo facendo? Oh, vado. No, tengo no, 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 tengo io. Hai presente gli apparecchi, quelli con il filo di ferro così che stanno tutti intorno. Allora, vedete ragazzi, io sono Ghiso, si riprende con Doki Doki la Mazzucchirut. Chi me lo fa fare? Noi. Oggi mi tratterrò da disaccordo. Le... Stavo parlando. No! Oggi mi tratterrò dalle battute come dire? Mortali. Mortali, perché è la giornata della memoria. Che bravo. E ci vuole rispetto. Vero lo so. Vero. Sì, cagnolino. Puff. Puff. Che bello. Matrimonio? No! Rose. Soleggiato. Soleggiato. Vaffanculo. Espiare. Non penso. Cantare. Ma porca puttana. Cioè, se tu giochi a Io non ho mai, cioè anche io non ho mai, mi sono mai suicidato. Fammi capire, c'hai pure questo. Tu non ti trattieni. No. Quando ho visto. Cos'era il parfum? Se non si trattiene lui, non mi trattengo anch'io. Allora. Fiore. No, aspetta, ecco. Tu devi aspettare. Giocare? Sì, ma ne abbiamo fatti 50. Quasi più di Sayori che di no, dai, non è vero. Bentornato, Raito. Ma già si chiamava Raito. Stai giocando qualcosa, dannata Monica. Non rimette mai a posto. No, non è dai. Mi sai che è cominciata un po' prima la conversazione? No. Eh sì. No. Sì, vabbè. Ma non l'ho ancora detto un cazzo. Sig, sento Nazuki fare un gran sospiro. Sig, all'interno del ripostiglio. Sig, sembra infastidito da qualcosa. Sig. No, non volevo dire niente. Mi avvicino a lei nel caso mi serve una mano. Stai cercando qualcosa? Dannata Monica, non rimetta mai a posto la mia roba. Facci senso... Monica. Che senso ha tenere la tua collezione ordinata? La tua collezione, se poi arriva qualcuno a metterla sotto sopra. Nazuki fa scorrere un mucchio di libri e scatole lungo lo scaffale. Manga. Leggi manga, giusto? Ah, qualche volta. I manga sono una di quelle cose che non puoi ammettere che ti piacciono finché non capisci cosa ne pensa l'altra persona. Dicevi questo, quindi. Come lo sai, comunque? Ti ho sentito accennare l'altro giorno. E in ogni caso ce l'hai praticamente scritto in faccia. Manga. Cosa dovrebbe significare? Capisco. Al lato di uno degli scaffali c'è un volumetto tutto solo in mezzo ad alcuni libri. Per curiosità lo tiro fuori dal mucchio. Eccolo qui. Nazuki me lo strappa via dalle mani. Si gira verso un cofanetto manga e lo infila in mezzo agli altri. Ah, così va meglio. Vedere un cofanetto con un solo volume mancante è probabilmente la cosa più irritante al mondo. Ti capisco. Lo sarò più vicino al cofanetto che sta rimirando. Parfait. Vedi. Girls. Una serie di cui non avevo sentito parlare. Ma questa qua in realtà l'avevamo già letto. Nella parte in cui ti... Davvero? Sì, prima che si sfanculasse tutto. Sì, se desideri giocare farlo pure fuori da quella porta. Indica la porta del club. Ehi, non stavo giocando per niente. Non ho detto proprio nulla. No. Non mi piace il tono con cui l'hai detto. Ma ti dirò una cosa, Raito-kun. Un consiglio del club di letteratura. Non giudicare un libro dalla copertina. Il consiglio del giorno di Monica. Ricordati, servi di salvare altrimenti... Infatti, Nazuki tira fuori dalla scatola il primo volume di Perfect Girls. Ora ti mostrerò il perché. Mi piazza il volumetto tra le mani. Ah, fisso la copertina. Mostra quattro ragazzi in pose vivaci e femminili che indossano vestiti colorati. È estremamente... Va bene. Cosa vuol dire moero? Carino. Cioè, tipo una cosa bella in generale. Ah, che fantasia. Sai che c'è anche sulla visual novel? C'era probabilmente come tips. Sì, sì, è possibile. Non restare lì impalato. Ah! Mi afferra per il braccio e mi tira dal ripostiglio. Dopodiché si siede contro il muro, sotto il davanzale della finestra. Mi facendo di sedermi perché per terra accanto a lei. Non sarebbe più comodo sederci su delle sedie? Prendo posto vicino a lei. A lei non fa male la schiena, di sicuro. Non riuscivamo a leggere insieme altrimenti. Come mai? Ah, immagino che sia... Che così sia più facile stare vicini. Vorrei sentire strana così. Nazuki incrocia le braccia e si sposta un paio di centimetri più in là. Scusa. Devo dire però che non mi aspettavo di sedermi così vicino a lei. Non che sia una cosa particolarmente brutta. Apro il volume.
Passano solo pochi più secondi prima che Nazuki si avvicini di nuovo a me, guadagnando spazio mentre spero di non farsi notare. Ma l'abbiamo sentito, la Nazuki di... La Nazuki di Root. Che poi volevo dire la Root di Yuri. Come cazzo? Riesco a vederla sbriciare oltre la mia spalla. La Root di Yuri l'abbiamo finita. No, l'abbiamo finita. Dobbiamo skipparla. Facciamo salta e la rilasciamo. Da quanto tempo è passato dall'ultima volta con la tua inizio? Non ti capita spesso di sfogliare i vecchi volumi ogni tanto? Dove hai detto spesso? In realtà... proprio qui, vedi? Cioè, non lo vedi? Tranquillo. Il Guild Event... Oggi ti eri pure dimenticato come ti chiamavi, quindi questo il, è tutto normale. Il Guild Event fa male. Il Guild Event fa male alla salute. Sì. Non giocate a MD, cioè in realtà giocate, però venite nella Gilda Andromeda. Se venite gli altri, fa tutti schifo. No, l'ho detto in video. È tutto registrato. È tutto però. Registrato. Magari mi capita di farlo dopo aver finito tutto il manga. Ehi, ma stai leggendo o no? Oh, certo che sì, ma non è successo ancora nulla di importante, quindi posso parlare con lei allo stesso tempo. Sembra il racconto di un gruppo di amiche al liceo. Un tipo un manga slice of life. Ormai ho abbandonato questo. Non mi capire. Io ho smesso di tradurre in inglese e tu mi metti le parole in inglese. Non può essere tradotto slice of life. È così. Un pezzo di vita. Parte è un genere manga. Si chiama così. Anche in giapponese chiamano slice of life. Slice of life. Esattamente così. Bravo. Noru game of noru life. Rife. Rife. Noru game of noru waifu. No, sì, esatto. Waifu. Sì. E ti guarda. Ormai ho abbandonato questo genere, dato che raramente riesce ad intrattenermi abbastanza da compensare la mancanza di trama. Quindi, cosa dovrei aspettarmi? C'è una trama? No. È ovvio! Pensi che sia una cosa senza pensi che una cosa senza trama mi piacerebbe? Cioè, sì. Beh, credo di capire cosa vuoi dire. Gran parte del prologo parla di cose semplici. Tipo, c'è un capitolo divertentissimo. C'è un capitolo divertentissimo dove. Tu mi stai parlando di un gioco? Divertentissimo dove si prendono una cotta per il ragazzo della gelateria. E questo però ti aiuta a conoscere meglio i personaggi. Ah, ho capito, è un filler del filler sul filler nel filler. E non c'è stato... Cosa? E nonostante tutto è comunque divertente. Non ho capito. Filler, tipo, sono tutti filler messi assieme, non ha una trama, no? Ah, okay. Ma più avanti okay. Ne succedono tutti. Ma se, no, se, no, allora, se non c'è una trama e non c'è niente da riempire, non sono dei filler. Ha ragione. Andiamo avanti. Dipende dalla loro filosofia. Come nei capitoli che narrano il loro passato, quando iniziano le prime storie d'amore. Ecco cosa lo rende così bello. Ci sono molti passaggi toccanti. Ah, davvero? Sembra che tu sia il fatto tuo. Forse ti ho sottovalutata. Ehi, un momento. Cosa vorresti, signore? Ah, la Zuki mi dà una piccola la miseria. La Madonna. Ti devo dire che non ti ho ancora visto raggiungere la massima potenza. Cosa? Freezer. Ti sei salvato in corno. Ah, sembra che questo capitolo riguardi la cucina. Fammi indovinare, si parla spesso di cucina in questo manga? Beh... Nazuki fa una piccola pausa, quasi come se non volesse ammetterlo. Sì. Perché ti importa? No, perché? Che ti importa? No, niente, ero solo curioso. Dato che ancora anche a te piace cucinare, giusto? Soltanto una coincidenza. È capitato che imparassi a cucinare nello stesso periodo in cui ho comprato questo manga. Come se potesse venirmi voglia di imparare qualcosa solo perché ne parlano in un manga. Se c'è qualcuno che è suggestionabile a tal punto, mi dispiace per lui. Ha ha ha! No, 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 no. Se essere ironico, non è affatto una coincidenza. Come questo spieghi l'interesse di Nazuki per la cucina. E comunque, tra tutti gli hobby che è possibile scegliere da un manga, questo è sicuramente uno dei migliori. Per non parlare del fatto che è veramente brava. Quindi, chi sono io per giudicare? Raito-kun! Light per giudicare, lui giudica molto. Continuiamo a leggere per alcuni minuti. Sono arrivato a finire un paio di capitoli. Sicuro che non ti stai annoiando? Certo che ne sono sicuro. Anche se non stai facendo altro che guardarmi mentre leggo? Beh, a me sta bene. Se lo dici tu. Penso che sia divertente condividere con un'altra persona qualcosa che ti piace. Sono davvero felice quando riesco a convincere qualche mio amico a guardare una serie che mi è piaciuta. Capisci cosa intendo dire? Vero, Rona? No. Non saprei. Che intendi? Non presti manga alle tue amiche? Potresti evitare di girare il dito nella piaga? Dannazione. Ah, scusa. Come se potessi far leggere questa roba da mia amica. Pensano che i manga siano per bambini. Non posso neanche accennare a parlare di che subito iniziano a dire cose del tipo non hai ancora superato quella fase? Mi fanno venire voglia di prenderla pugni in faccia. Conosco quel tipo di persone. Tutto come stai, è difficile trovare amici che non ti giudichino.
ancora meno trovare altri con i tuoi stessi interessi. Già, sono già un po' sfigato di mio, quindi credo che col tempo mi sia avvicinato ad altri sfigati come me. Ma forse questo è più difficile per uno come te. Sì, è corretto, più o meno. Aspetta, a quale parte si riferisce? Voglio dire, sento di non poterli tenere nemmeno in camera mia. Non posso immaginare cosa potrebbe fare mio padre se li trovasse. No, stavo ripensando alla frase della parte horror, tipo, se li trova m'ammazza! Almeno qui nell'aula del club sono al sicuro. Shit! Sì, se questo è proprio un club fatto... sicuro. Non... Questo club è sicuro come... Se non fosse che Monica ha fatto un po' la stronza. Ah, non posso proprio averla vinta, vero? Beh, alla fine si sta comunque ricompensata, no? Cioè, ora sono qui e sto leggendo il tuo manga. Beh, non che risolva ogni mio problema. Forse, ma almeno ti stai divertendo, no? E quindi? Ora pianta la maledizione. Vuoi continuare a leggere, sì o no? Va bene, va bene. Volto pagina. Di punto in bianco, Nanzuki inizia a ridere. Mi ero completamente dimenticato di quello che succedeva in questa scena. Nanzuki indica una delle vignette. Minori è il mio personaggio preferito. Ho impiegato un attimo per... Finisci sempre per dispiacerti per lei, dato che è così sfortunata. E si chiama... Minori Sayori, oddio! È solo un'assonanza. Cioè, solo? Così che si chiamano Prozuki, Fonica. Fonica e Muri. Muri. Ok. La situazione peggiora quando... Oh, non posso fare spoiler. Muoviti, finisci il capitolo. La voce di Nanzuki sprizza di entusiasmo. Sprizza di entusiasmo. È esattamente l'opposto del suo solito tono altezzoso, ma se non è abituato a condividere i suoi manga preferiti con l'amica posso capire il motivo. È difficile esprimere a parole la sensazione che provi quando riesci a essere così in sintonia con qualcuno, così me lo sono immaginato, e riuscire a far provare la stessa cosa a Nanzuki, che raramente non ha avuto l'opportunità finora. Il pensiero mi fa sorridere un po' tra meme. Ok ragazzi, siete pronti per i poesi di oggi? Oh, andiamo! Non potevi dirlo in un momento peggiore! Scusa, è solo che devo assicurarmi di avere abbastanza tempo. Certo che messi così sembrate proprio due piccioncini. All'improvviso Nanzuki nota quando si è avvicinata a me. Si allontana di scatto da me di almeno 20 cm. Va bene. Credo che per oggi mi fermerò qui. Chiudo il volumento e rivolgo Nanzuki. Me lo ridai indietro? Non vuoi sapere cosa succede? Ah, certo, ma... Monica ha detto... Non essere sciocco. Portatelo a casa. Sei sicura? Lo dico principalmente perché non avevo in mente di trascorrere il mio tempo libero a leggerlo. Certo, ci metteremo un'eternità a finirlo se non te lo porti a casa. Basta che lo finisci entro domani, così possiamo iniziare il successivo. E se non lo rovini, ti ammazzo! Entro domani? Io l'ho letto solo una parte del volume. Potrei rimanere indietro con la serie anime, se accetto. Ma credo che sia un sacrificio necessario per vedere in cambio la faccia entusiasta di Nanzuki. O forse sono più spaventato di sapere cosa succederebbe se non lo facessi. Va bene, allora. Mi alzo. Torno dove ho messo le mie cose e infilo con cautela il manga nella mia borsa. Ad ogni modo, ti sei ricordato di scrivere la tua poesia ieri sera? Sì, la mia tranquillità termina in questo istante. Ok, questo è... Questo è il solito. A chi iniziamo? Beh, ovviamente, Nanzuki. Sì. Ah, perché continui a saltare? Cattivo pianta! Cronologia. Ma perché ha fatto così? Non mi teneva il salto. Va bene, aspetta un secondo. Entro domani, qua ci siamo. Sì, ma è saltato un botto. Nanzuki. Ok. Ah, aspetta, invece Monica ha scritto al suo colombino... Ah no, quella sarà la stessa cosa di Cipro. Da qua. Ok, iniziamo con quello che non mi piace. Innanzitutto, Nanzuki legge la poesia. Non importa, non mi va di darti la mia opinione. Allora che senso ha scambiarci le poesie? Mi sono impegnato a scrivere quando avrei potuto fare altro. E poi ricordi quando ti ho detto che volevo leggere la tua poesia? E ciò che avevo per la testa mentre scrivevo. Voglio farti sentire a tuo agio abbastanza da voler condividere con me i tuoi lavori. Come ha detto Monica. Mi sentirei più a mio agio leggere una roba del genere. Diventa super saiyan. Beh, mi sentirei più a mio agio a farti leggere la mia poesia se la tua facesse schifo. Avresti dovuto mostrarmi qualche stupida poesia, così avrei potuto dire: ah, non è niente di che, ora lasci che ti mostri cos'è la vera letteratura. E invece hai rovinato tutto. Spero che tu sia felice adesso. Quindi in breve mi stai dicendo che ti è piaciuta. E la risposta di Nanzuki le rimane in gola. Sei proprio... Tu non capisci niente! Te l'ho già detto, non c'è bisogno di urlare alle 4:20 come se tu fossi chissà chi. Sono certo che questa sia la prima volta che lo sento dire. Lo dico più spesso, lo dico più che altro a me stesso. Nanzuki deve odiarmi davvero tanto. Non riesco a dire se il fatto che le piaccia la mia poesia sia un bene o un male. Ad ogni modo, devi ancora mostrarmi la tua, giusto?
Va bene. Ma solo perché Monica mi obbligherebbe comunque. Da questa è... Evita! Aio. Ah, aio, ok. Visto? Te l'avevo detto che non ti sarebbe piaciuto. Aspetta. Non rifarlo! La vendetta! La vendetta! La vendetta! Che? Non mentirei! Non sto mentendo! No, non mentirei. Non mentire! Non mentire, ah, ok, non sto mentendo! Ma questa abbiamo già letto. Perché sei convinto che non mi possa piacere? Beh, perché sì! A scuola, perché sì! A scuola tutti pensano sì, che scrivere delle poesie sia necessario essere sì. raffinati, quindi la gente non sa cosa. Lo stile non compromette il significato, sì, va bene. A casa possiamo saltare. Sì, tutto. Vedi che adesso non l'ha fatto. Io non avevo premuto salta. Vedi che adesso non ha saltato niente. Sì. Perché il salta si disattiva quando c'è una scelta. Ah, si disattiva? Eh sì. Sì. Scusa, tienilo attivo, adesso scegli un'altra. Attivo. Ah, è esploso prima proprio. Sì, è capitato, dai. Nazuki. Yuri, sì. Sei davvero in gamba. Ma Nazuki ha ragione. Penso che mi spiego le meningi nel tentativo di giustificare le mie opinioni. Penso che riuscire a trasmettere delle emozioni utilizzando poche parole possa essere considerato un risultato notevole. Fai in modo che l'immaginazione del lettore prenda sopravvento. La poesia di Nazuki riesce pienamente al mio intento. Ah no, fa in modo che la cosa è l'affermativo. Fai in modo che l'immaginazione del lettore prenda sopravvento. E la poesia di Nazuki riesce pienamente al mio intento. Esatto! Proprio così! Ciò dimostra quando tu si avrà! Non credo che sia quello che... Nazuki, penso sia abbastanza. Io? Ma lei è stata così cattiva con me! Nazuki protesta con voce lamentosa. Ascolta, quello di cui abbiamo parlato ieri è vero. Ieri. Scrivere è qualcosa di veramente personale e condividerlo può essere davvero difficile. Sembra che oggi abbiamo imparato questo. Anche le critiche più leggere possono portare a discussioni molto animate. Da una rapida sbirciata dietro le mie spalle. Sayori annuisce vigorosamente. Perciò non devi sentirti minacciata. Sei una brava scrittrice, Nazuki. Ah, la voce di Nazuki si interrompe per la sorpresa. Grazie per averlo capito. E infine mugugna grazie per averlo capito. Infine mugugna questa frase, ma non appena mi dire. Yuri mi guarda con fare abbattuto. Con quell'espressione non posso evitare di sentirmi così anch'io. Sono sicuro che Nazuki non creda davvero a tutto quello che ha detto. Quindi anche tu non sentirti attaccata. Bene, se lo dici tu... Ehi, non devi scusarti per me, Raito-kun. Cavolo. Nazuki prende fiato. Io... Il punto è... Nazuki si guarda attorno nella stanza. Potete smetterla di fissarmi? Com'è difficile immaginare... Come la faccio ad immaginare, Nazuki è più in difficoltà. Io leggo avanti, perché purtroppo, sai, in inglese devi fare... Leggere tutto, la parola alla fine di solito è quella da mettere all'inizio, poi ricomponi tutto. Quindi ho letto com'era facile immaginare, anzi che più difficoltà di quanto vorrebbe far credere. Sayori e Monica distorgono lo sguardo. Comunque, quella cosa riguardo le tue tette non dicevo sul serio, ok? Tutto qui. Anzi che distorgo lo sguardo evitando il contatto visivo con tutti. Esatto, tu sei bella così come sei, Yuri. Sayori? Penso che andrò a fare del tè. Quanti cazzo è cercavo solo di essere d'aiuto. Sono sicuro che abbia apprezzato Sayori. Do una pacca sulla spalla a Sayori. Beh, ora che abbiamo superato questa crisi, avete letto la poesia di tutti, giusto? Spero che se ne valsa la pena. In particolar modo per te, Raito-kun. E in tutta onestà, per si saltare. Sì, adesso so. Ma devo diversivo rispetto all'ozio in cui ci eravamo fin troppo abituate. Quindi è stato il fatto che mi sono unito al club a rovinare l'atmosfera. No, niente affatto. Ok, bene. Non è vero? Occhio. Piano. Non passa molto tempo prima, cioè io sto passando. Signori. Signori. Non passa molto tempo prima che Nazuki mi si pari davanti in attesa. Certo. Non preoccuparti, ho mantenuto la mia promessa. Ah, forse avevo detto qualcosa. Prima. Avevo detto qualcosa prima, forse. No, la promessa di leggere Perfect Girls. Lo so. No, ma... magari aveva detto tipo... Ah no, Nazuki che si è... Gli è apparsa davanti con tre puntini. Ok. Tiro fuori dal mio borsa il primo volume di... Red, non tu. Quello di Pokémon. Nazuki lo prende dalle mie mani e lo sfoglio velocemente, presumibilmente per controllare eventuali ammaccature. Massimo si strappa, mamma. Cioè, non penso che l'abbia tirato chi contro una parete di violenza. È caduto dalle scale. È caduto dalle scale. Eh sì, è possibile. Tipo, sto leggendo per le scale. È scivolato nella stufa. Ecco. non sono mica così sbadato.
So come si tiene un manga. Volevo solo controllare per sicurezza. Vorresti rimproverarmi per essere paranoica? Non capita tutti i giorni che presti un manga a qualcuno, lo sai? Hai ragione. Non te ne faccio una colpa. Ad ogni modo, mettiamo a posto questo. Prendo il prossimo, ok? Mezzo che gli fa strada verso il ripostiglio, la seguo. Ora mi direi cosa ne pensi, va bene? Dov'è che terminava questo volume? Mi sono scordato. Ah, il capitolo finiva con Minori e Alice che trovano... Monica! Trovano Monica. Trovano Monica. Voci Nazuki che muovono all'interno del ripostiglio. Eh? Sbircio all'interno. Tutti i libri Nazuki che sono allineati sullo scaffale. Mi hai di nuovo spostato in manca? Ah, scusa. Con me. Con me. Come ne sa. La prof si è arrabbiata con me perché per aver occupato troppo spazio nel ripostiglio. Quindi ho dovuto spostare della roba per pulire un po'. È ancora tutto lì, solo che ho dovuto fare un po' d'ordine. Ah, lo scaffale in alto supera la testa di Nazuki di un bel po'. Fa un salto inutile cercando di capire come raggiungere i suoi manga. Maledizione! Così è troppo scomodo. Mi sposto tutto in basso. C'è un sacco di spazio su questi scaffali. E poi sono davvero belli da vedere quando sono tutti in fila. Perché mai dovrei privarmi di questa visione mettendoli sullo scaffale più in alto? Ah, Nazuki, c'è uno sgabello appeso lì dentro. Appeso. Appeso? Ah, sarà un... Se già vedo uno sgabello su un chiodo... Appeso. Trigger. Nel ripostiglio c'è uno sgabello pieghevole appeso alla parete. Battute. Se vuoi posso prenderti io... Triggered. Posso farlo da sola. Nazuki prende lo sgabello dal muro e lo apre. Pensi che sia troppo bassa? Intendevo... Lo sapevo. Beh, sai una cosa? Guardami. Nazuki sale sullo sgabello un po' traballante a causa della sua struttura pieghevole. Fai attenzione. So cosa sto facendo. Cheat. Quindi sullo sgabello Nazuki riesce a raggiungere lo scaffale in alto solo con la punta delle dita. Usando lo sgabello riuscirei facilmente a prendere quei manga, ma Nazuki è testarda come al solito. Tipo... Oh, è come uno sforzo. Tipo, sì. Nazuki usa le dita per spostare una delle scatole più piccole verso il bordo dello scaffale. Vedi? La scatola improvvisamente si rovescia. Nazuki la afferra prima che cada sul pavimento. Lo sgabello oscilla. Nazuki perde l'equilibrio e salta giù dallo sgabello. Per fortuna riesce a restare in piedi. Regge la scatola in modo trionfale. Ecco fatto! Avendo rischiato di cadere, Nazuki è un po' scossa. Accidenti! Non dovevi dimostrarmi un bel nulla. Non riuscirei mai a prendere le scatole più grandi in quel modo. Io ci arrivo qui, lascia che... Ho detto che posso farcela. Non lo voglio il tuo aiuto, ok? Santa pazienza. Merda. Vado a prendere una sedia, tutto da qui. Nazuki si fa sta... Tu non pensi che... Cosa? Si fosse collegata quella cosa. Cosa quale? Il fatto che sia caduta, ovvio, non in questa prima parte, ma è caduta in piedi. Ma prima, e poi prima non era caduta. Ma cioè, no, ovvio, ma però mi è venuto in mente una cosa, che nel senso, visto che la seconda parte fa senza nessuna ragione, motivo apparente, sì, magari c'è un qualcosa di legato a questo, tipo nella seconda parte, non l'abbiamo annotata coi manga. Ma stavamo seguendo Nazuki nella seconda parte? No, nella seconda parte noi abbiamo scelto il poema di... le poesie Nazuki. Di Nazuki, però ci ha buttato però sulla Yuri. Infatti diceva tipo, non vuoi stare con me? Non ascoltare, Yuri. È pazza. Nazuki si fa stare la sua ripostiglia rispingendomi a lato. Vediamo. Le sedie dell'aula e gli FPS sono calati. Le sedie dell'aula sono attaccate ai banchi, quindi sono troppo difficili da portare nel ripostiglio. Ah! Nazuki si dirige a passo svelto verso la cattedra che dietro ha una sedia da ufficio. La fa scorrere sulle rotelle fino al ripostiglio. Sì, Nazuki, mettiamoci su una sedia che ha le rotelle. Sì. A tirare giù una scatola. Magari dice che adesso mette il blocco alle rotelle. È un po' pericoloso perché la sedia tende a spostarsi a causa delle rotelle. Ma ho già imparato la mia lezione, quindi tengo la bocca chiusa. Hop! Nazuki sale sulla sedia e cerca lentamente di trovare l'equilibrio. Dato che rifiuta il mio aiuto, mi siedo appoggiando la schiena contro il muro e resto a guardare. Ah, ci siamo! Non hai l'espressione esattamente... No, copriamo! Vedi? Ora ci arrivo facilmente. Nazuki afferra una pila e andiamo al fondo. Si sta muovendo. Sta traballando un po', Nazuki. Anche Fraps sta traballando un po'. Per non so quale ragione. Perché traballi, Fraps? Perché traballi? Solo è offeso.
Mi ha fatto l'elefante. Cosa? Sì, l'elefante è morente. Sto morendo. Ma ti è entrato nell'occhio una cimice? No, no, io ho capito una cimice. Sì, rosso, una cimice. Dov'è la destra? Qui. Fa male, no, fa male a destra, a sinistra, ma soprattutto fa male qui. Al cuore, al cuore, fa male qui. C'era un naso, ma si scivola, un naso che si legge sullo scaffale. Come sullo scaffale? Che stai facendo? Che stai facendo? Potresti almeno tenere ferma questa sedia invece di star lì a girare i pollici? Non era stata lei ordinarmi di non aiutarla? Va bene, ci sono. Tengo fermo la sedia mentre Nanzuki riprende l'equilibrio. Riesco quasi a guardarle sotto la gonna. Da. E vicino dall'altro lato. Nanzuki non ci ha affatto pensato. Quando se ne accorgerà sarà un uomo morto. Tipo, Nanzuki stende tra le braccia il box di Parfigures, il più grande di tutto lo scaffale. Oh, pesante. Ehi, Raito-kun. Non penso di riuscire a piegarmi senza cadere. Sbrigati, prendi questa scatola. Molla la sedia. Devo lasciare la sedia. Non preoccuparti. Solo per un secondo. Muoviti. Va bene, va bene. Aspetta che mi alzo. Lascio andare lentamente la presa della sedia. Cosa intendi con alzarti? Nanzuki guarda in basso verso di me. Perché ti sei messo lì dietro? Sembra che Nanzuki si sia accorto di qualcosa, ma se si muove finirà per perdere l'equilibrio. Nanzuki, la scatola! Cosa stai guardando? Come, allora, loro adesso mi spiegano come fa una persona a fare gli occhi così, ok? Di buon rosso, fa gli occhi così. Non funziona! Non ci hai provato veramente? Sì che ci ho provato! Oh, sono il comando, cosa pensi? Maggiore, minore, maggiore, minore. Punto esclamativo. Stai cercando di guardarmi le cose. Le cose, le chiappe. Le chiappe. Ah, non le mutande. Ah, cioè, vabbè. Vabbè, il culo. Esatto. Vabbè. Le gambe di Nanzuki tremano. Io stavo solo. Nanzuki, non muoverti. Dammi la scatola. Kono Hentai! Mi è ingannata! Vattene via! Esci fuori! Ma... va bene! Farò da sola! All'improvviso la sedia ruota sotto i piedi. Come fa la sedia a ruotare? Cioè, tipo la sedia... No! No! All'improvviso la sedia ruota sotto i piedi. Nanzuki! Una fase secondo la scena piomba nel caos più totale. La sedia scivola via sti piedi. Ancora. Cerco di prima si gira e poi si gira di nuovo. Cerco disperatamente di afferrarla. La scatola cade dalle sue mani e i volumetti volano a terra. Ti ho preso! Okay. Oddio! Però ci corre addosso! È uguale! Animazione di. Oddio! Ho fatto col colpo di naso che mi ha fatto finire la terra. I volumi della scatola mi piovono in faccia. Che bello! Tipo l'immagine la scena da cartone animato. Io non ho capito la dinamica di questa scena. La sedia si gira. No, però mannaggia che rimane sopra. Poi si gira di nuovo. No, è una sedia girevole, ruotato dietro. Sì, io stavo scherzando. Ok, sia chiaro. No, io non stavo capendo davvero. Però la sedia si gira tipo. Davvero lo stavi capendo? Nanzuki no. Prova a riparare le braccia mentre atterra dritto sul mio petto. Dritto. Il mio braccio destro e la schiena hanno risentito dell'impatto. Sì, certo. Sì. A poco Nanzuki riprende i sensi. Preme le braccia contro di me per tirarsi su. Nanzuki sembra finalmente accorgersi di ciò che è sotto non è pavimento. Ma come c'è che cosa? Ma manco avessimo una lepra. Mi colpisce in petto. Nanzuki si alza in piedi. Cosa ti è saltato in mente? Deprava. Mascalzone. Essere immondo che non sei altro. Screanzato. Leva il manga al mio corpo regale. Poveraccio che non sei altro. Screanzato. Nebeo eclissati. Tutto bene laggiù. Ho sentito un forte rumore. Monica fa capolino all'improvviso. Monica! Vedi cosa succede quando metti tutti i manga nello scaffale in alto? Stai cercando di uccidere i membri del tuo club o cosa? Maledizione. No. Scusa, go me. Oh, un'altra cosa. Cosa c'è? CC Cleaner. Sì, Cleaner, grazie. Stai cercando di uccidere i membri del tuo club?
il cervello è stato lì tipo, stai cercando di uccidere Malizia, scusa, oh, è un po' tipo, oh, no, in realtà, sì, Nagi, triggered, ma proprio, no, l'ha detto davvero, quindi spero che tu sia felice, ora, io non, in un modo o nell'altro è impossibile per me spiegare questa bizzarra situazione a Monica, non ho fatto nulla, lo giuro, lo so, come fai a saperlo che non ho fatto nulla? Monica mi rassicura a bassa voce, sembra che sia stato scagionato. Oh no! I miei! Angela! Guardo in basso. Nazuki in ginocchio spavimento tenendo in mano dei tanti volumi sparsi in giro. Sto cercando disperatamente di lisciare una vistosa piega che attraversa in diagonale una delle pagine. Ah, deve essere caduto sulla pagina. Nazuki un po' di rimediare al danno, ma senza fortuna. Tutto d'intanto si alza in piedi e chiude il volumetto con violenza, per poi buttarlo a terra. Invece di continuare a urlare, abbassa semplicemente la testa. No! No! Nazuki stai... No! Sì, in realtà, si vede. Sì. La voce di Nazuki stride. Vede delle lacrime sul suo volto. Viso. Viso. Che cazzo di differenza fa? C'è detto male! Ti aiuterò a far sparire la piega, ok? In parte è anche colpa mia, quindi... Stiriamo il manga. Nazuki scuote la testa, quindi non ando a guardare a terra. No, non mi importa più di tanto. È solo che oggi sto passando una brutta giornata. Nazuki inizia di nuovo a singhiozzare. Non volevo prendermela con te. Davvero, non volevo. Ma tutto bene. Ti va di parlarmene? Nazuki scuote la testa. Solo che ogni giorno è così difficile. Io voglio solo venire al club e... Nazuki resta di nuovo in silenzio. Non posso forzarla, quindi faccio solo ciò che è in grado di fare. No, ok. Che sono in grado di fare. Che sono in grado. Adesso mi fa sentire in colpa per tutte le battute che ho fatto. Ok. Bene, allora ti aiuterò a sistemare questa roba e sposterò il resto dei manga per te. Ah, prendo il secondo volume di Perfect Girls. Questo lo mettiamo da parte. Ti aiuterò a tirarti su di morale, d'accordo? Non appena finisco qui, iniziamo. Nazuki mi guarda con gli occhi lucidi. Non lucidi, sono il volto irrigato dalle lacrime. Dove lo vedi che sono lucidi? Le sue labbra tremolano. Cosa? Il suo volto irrigato dalle lacrime. Non hai mai sentito questa espressione? No. Davvero? Certo. Dai. Sei così carino con me. È davvero molto strano sentirlo dire da Nazuki. Sì, infatti, tipo una bestemmia. Non me lo aspettavo per niente. Beh, ti sto semplicemente trattando come un'amica, no? Nazuki abbassa la testa e soffoca un altro singhiozzo. Tira tipo... Non saprei dire cosa le sia successo oggi, ma essere carino con lei è il minimo che posso fare. Possiamo un po' rimanere in silenzio mentre comincio a raccogliere i volumi sparsi a terra. Mi assicuro di riporli nel box nell'ordine corretto. Dopo un po' Nazuki inizia a darmi una mano. Non ci mettiamo molto a finire e posiziono la scatola sullo scaffale che voleva Nazuki. Successivamente salgo sullo sgabello e finisco in fretta di spostare il resto dei libri dallo scaffale in alto. Perfetto. Dovrebbe essere tutto a posto. Scendo dallo sgabello. Nazuki distoglie lo sguardo. Grazie. Di nulla. Nazuki tiene tra le mani il volume che ho messo da parte. Bene, sono pronto. Ok, anche se non lo fossi ti avrei forzato comunque. Devi prenderti la responsabilità di ciò che hai detto. Quella cosa sul tirarmi su di morale. Se proprio insisti. Ci siamo allo stesso punto dell'altra volta. E apro il secondo volume. L'umore di Nazuki migliora rapidamente e poco dopo inizia a ridere e indicarmi delle scene. È sorprendentemente acuto. Tiene conto di tutte le battute ricorrenti e degli elementi di sfondo. Alla fine sono abbastanza colpito da come tutto combacia alla perfezione in questo manga. Immagino che Nazuki abbia degli ottimi gusti, in fin dei conti. Dopo un po' di tempo Monica richiama la nostra attenzione come al solito ed è di nuovo tempo di scambiarci le nostre poesie. Credo che lo finirò a casa. Sì, stavolta ti vedo più entusiasta. Beh, stai iniziando a prendermi, sai? Te l'ho detto. Certo. Torno al mio posto e infilo il volumetto nel borso. Chi dovrebbe leggere la mia poesia? Nazuki, tutto il resto è merda. Ecco. Nazuki legge la mia poesia, continua a lanciarmi occhiate e poi tornare sulla poesia. Ormai l'avrò già letta più volte, avrò letto più di 100. Sì, 50.000. È così terribile? No, non lo è. È molto bella, va bene? No, è bella, molto bella, va bene? Ecco, l'ho detto. Questo non doveva succedere. Perché non puoi fare schifo e basta? È vero che dovevi impressionare te con la tua poesia, non il contrario. Perché non puoi avere le tette e basta? Mi sono sentito. Sì. Stai cercando di impressionarmi? È ovvio, pensavi che potessi lasciarti apprezzare di più le poesie di Yuri che le mie? Ma fammi piacere. Beh, in tal caso che c'è di male se sono io a voler impressionare te? Te l'ho detto, tu... Il voto di Nazuki si paralizza come se si fosse appena reso conto di qualcosa.
sto cercando di far colpo su di me. Adesso che leggevo ci mette la mia poesia. Dopodiché il foro lo scivo dalle mani e finisce il pavimento. Devo andare in bagno. Ho sorriso a Nazuki, esce in fretta e fuori dalla stanza. Ehi, Raito-kun, che hai fatto a Nazuki? L'ho appena visto uscire di corsa. Non gli hai fatto niente di male, vero? No! Non so tanto che... La voce mi si blocca in gola. Non posso dire a Monica che stavo cercando di far colpo su Nazuki. Monica nota la poesia sul pavimento e la raccoglie al volo. Capisci tutto al volo, senza smettere di sorridere. Capisco. L'hai scritto per Nazuki, vero? Gatti, però... Cucciosi e non l'altro giorno Nazuki non aveva forse apprezzato la tua poesia. Mi sorprende che tu conosca già così bene i suoi gusti. Raito-kun, sicuro che non stai usando qualche trucco? Giuro che non cito, te lo giuro. Guarda, capisco, no, me lo vedi dire subito. Trucco? Troppo facile. Che intendi dire? Nulla, sto scherzando. Non ho capito per niente la sua battuta. Ad ogni modo, cioè, non era tutta sta battuta. Va bene, in inglese cheat potrebbe già somigliare di più, ma non stai usando qualche trucco mi sembra anche abbastanza sensata come frase. Scusa, non sta cominciando a scarseggiare un po' l'illuminazione? Sì, infatti sì. Pensavo di cambiare posizione ad videocamera. Non lo so. Magari due parole sul cambio di inquadratura, magari. No. Ah sì, no. Buio. Tanto buio, di lì se accendo luce mi prende luce. In realtà l'universo si è specchiato e adesso io non sono più io, ma sono Rola è me e Alisi è ancora Alisi, perché è una merda. Che culo. Meno male. Peggio. Molto peggio. Ad ogni modo... Secondo te cosa prova Nazuki per te? Mio Dio, che doppio gioco. Oh, non c'è bisogno di rispondere. È solo una domanda su cui riflettere. Ehi! Nazuki appena non è stato. Dove? Non ci eravamo accorti del suo ritorno. Surprise, motherfucker. Monica, lo hai letto? Certo, mi è piaciuto. E dovresti piantare di leggere cose che non ti riguardano, sai? È un tuo brutto vizio. Ma questa poesia l'ha scritto Raito-kun. E avevamo detto che dovevamo condividerla tra di noi, ricordi? Nazuki si blocca. A quanto pare si è dimenticata che la mia poesia avrebbe dovuto essere letta da tutte. Ok, penso che Raito-kun abbia cambiato idea. Non che qualcuno morisse davvero dalla voglia di leggerla. Infatti credo proprio che la terrò per me. Se proprio insisti... Perché mi guardi così? In che senso? Perché guardi come così? niente, lasciamo pronto. Ah, Nazuki, mi va bene che tu la tenga, ma non sarebbe giusto nei confronti di Sayori. Non ho ancora riuscito a leggerla. E allora? Nazuki, credo che Raito-kun abbia ragione. Non è giusto togliere la possibilità di leggerla. D'accordo. Nazuki restituisce la poesia. Anche se non penso le piacerà. Comunque, ora leggi la mia. Ma sappi che non te la lascerò tenere. È l'unica copia che ho. Vabbè, sì. Questa è la solita... Ciao, Emi. Yuri, è una merda, fa schifo. Scrivi qualcosa che non sia dato a un bambino di 5 anni. sei ancora arrivato con me? Per aver mancato di rispetto a Nazuki... Vabbè. Questa cosa è interessante. Perché dalla tua poesia si evince il motivo per cui sei imbarazzato con me. Arrabbiato. Perché imbarazzato. Preferisci il tuo stile al mio. Il suo stile al mio. Dio, ce la puoi farlo. Non è affatto così. Significa che quando ho mancato di rispetto a lei, ho mancato di rispetto anche a te. Dico bene? Oh no. Yuri, credo che tu stia dando troppo peso a questa cosa. Come ho potuto essere così stupida? Lascio sempre che le cose vadano così. Ogni volta che penso prima di parlare finisco per dire qualcosa di imbarazzante e spiacevole. Ma se parlo senza pensare finisco per dire cose che volevo tenere per me e farmi odiare. Perciò non sentiti obbligato a parlarmi. So che è quello che vuole Monica. Ma è ingiusto che tu debba stare con me quando potresti passare dei bei momenti insieme a Nazuki e Sayori. Yuri, ti prego, non dire nulla, così mi renderai le cose più facili. D'altronde ho i miei libri con me. Sono tutto ciò di cui ho bisogno. Che tristezza! Yuri sorride tristemente e poggia la testa sul banco. È frustrante. Non ho nulla contro di lei, ma è come se le mie parole non riuscissero a scalfire i suoi pensieri. Tiro un lungo sospiro. Non posso fare altro che accettarla così com'è. Se vuole essere lasciata da sola, non ho altra scelta che assecondarla. Ah, quindi sì. Abbiamo esagerato troppo. Ma l'altra volta ti odiava Nazuki. Sì, ma Nazuki ti odia a prescindere. Esatto. Sayori la salterei perché Sayori, chi se ne frega di Sayori? Rola, mi batto. Cioè, non ha fatto alcuna la cattiveria. Ok, cosa faresti su cosa? Qua ti chiede di andare a uscire con Yuri o con Nazuki? No, Nazuki, grazie! Ok.
prima o poi. Cosa faresti? Ma che domande sono queste? Così metti un po' in difficoltà. Proviamo a rispondere. Abbiamo sempre risposto no, che... No, avevamo visto anche cosa succedeva se dicevo buco ieri. Però tornerei a casa con Nazuki. Tanto la Nazuki Root questa, quindi tanto vale sfruttarla pieno. Esatto. Tornerei a casa con Nazuki, dici. Ah, e vi ricordo... Tornerai a casa con Nazuki, che dovremmo frenzonarla dopo. Ah, sì, sì. Chiudi gli occhi, fai un bel respiro, pensi di aver davanti Don Pluto. Ma non c'è le teste, Pluto! E chi te lo dice? Neanche Nazuki sa per questo. Logica impeccabile. Sì, ma devo guardare Sayori, io non Nazuki. Vabbè, non ne ha tante neanche lei. Logica impeccabile. Guarda l'immagine quando cade dalla rocca. Esatto. Quando sbatte la fronte contro Ash. Perché il suo pensiero mi fa battere forte il cuore? Ecco... Avrei un po' paura di quello che potrebbe farmi se la respingessi. È davvero carina e divertente, non trovi? Questo non ha niente a che vedere con ciò che... Questo non ha niente a che vedere con ciò che ho detto. L'hai ammesso. Diamine. Comunque non ha alcun senso fare congetture su qualcosa che non succederà mai. Beh, forse. Ma mi piace pensarlo. Non manca molto il momento in cui non avrei più bisogno di me, sai? Bisogno di te. Siamo noi che abbiamo bisogno di lei. Non riesco a comprendere cosa ti passi per la testa in questo momento. Scusa. Ogni persona è diversa dalle altre. Nessuno nel campo potrebbe mai rimpiazzarti. Se lo dici tu. La conversazione termina qui, lasciandomi a disagio. Ma si può dire che sia stata colpa sua per avermi incastrato con una domanda così strana. Non posso mentirle, ma se è qualcosa che la rende felice non sopporterei di sottrargliela. Per questo ho detto che non ha senso fare congetture su una cosa del genere. E poi mancano solo pochi giorni al festival, chissà cosa accadrà fino ad allora. Tante cose cose brutte. E ora dovrebbe subentrare Nazuki. Ehi, guardo in alto e vedo Nazuki davanti a me. Che c'è, vuoi rimanere tutto il tempo così a fissare il nulla? Non abbiamo tutto questo tempo da perdere, quindi... Ah, scusa. Me. Non volevo farti preoccupare. Non ero preoccupata. È solo che Nazuki guarda in basso, in mano al volume di un manga. Ah, giusto. C'è stato un piccolo contrattempo, ma ora possiamo iniziare. Non ti farò aspettare oltre. Dannazione. Ora mi stai facendo passare per quella cattiva. Se c'è qualcosa che ti dà fastidio, basta che mi dici di lasciar stare e io lo farò. Voglio dire, sempre che non ti vada di parlarne. Ha praticamente biascicato quest'ultima parte. No, probabilmente ne sto facendo un problema più grande di quel che è in realtà. È solo che sto pensando a Sayori. Sayori? Stai pensando a Sayori? Sì, oggi sembra decisamente abbattuta, ma quando gliel'ho chiesto non ha voluto dirmi nulla. Perciò non posso far meno di chiedermi se le sia successo qualcosa. Oh, Nazuki che fa un sospiro. Beh, per cominciare dovresti imparare a esprimerti meglio. In ogni caso, sei il suo migliore amico, giusto? Sì, direi di sì. Ecco, in tal caso penso che dovrebbe avere più fiducia in lei. Se avesse bisogno di te, saresti la prima persona a cui si rivolgerebbe, no? E invece si rivolge a Monica. Beh, credo che tu abbia ragione. Quello che intendo dire è che alcune persone hanno delle giornate storte. A volte è impossibile evitarle. È probabile che non voglia farti preoccupare perché non si tratta di niente di che. Sì, è più o meno quello che ha detto lei. Forse non dovrei costringerla. Esattamente. Se avesse bisogno del tuo aiuto, te lo farebbe capire. Sì. Avrei dovuto comprenderlo fin dall'inizio. Nazuki giochicchia al manga che tiene fra le mani. Lei è molto importante per te. Dico bene? Ah, non farti strane idee. È solo che siamo amici di lunga data. È normale preoccuparsi dei propri amici. Cioè, poco fa eri preoccupata per me, perciò... Non è vero! Diamine, se ora ti senti meglio, allora diamoci una mossa e iniziamo. Certo, certo. What? Ok, ragazzi, dopo un po' di tempo vuoi che ci chiamano tutti... Vedi, non c'è la scena. What? Perché ci sono già state due scene con Nazuki. E con Yuri c'erano solo due scene, quella del libro e quella del cioccolato. Se ti ricordi. Quindi, ok, bene. Nazuki, non saltare. Ok, su, fammela leggere. È vero. Sei piuttosto vivace oggi. E perché non dovrei? Lo sai che mi piacciono le tue poesie. Sono solo sorpreso. Prima faticavi tantissimo ad ammetterlo. Beh, mi sembra normale. Dovevo pur metterti un po' al tuo posto. Non che io sia timido o altro. O invidiosa. Non ero affatto invidiosa. Perché avrei dovuto? Solo perché sei bravo a scrivere? Sarebbe stato stupido. Nazuki... Che c'è? Non sei molto sicuro del tuo stile, vero? Di che stai parlando? È chiaro come il sole che il mio stile è migliore? Vero? Ci ho messo un po', ma penso di aver capito. Forse Nazuki fa l'arrogante per compensare la sua insicurezza. Se si comporta come se fosse la migliore, allora forse anche gli altri lo penseranno. Vero? Raito-kun, ti prego dimmi che ti piacciono le mie poesie. Non importa se le odi. Dimmi solo che sono la migliore, ti prego. Oh...
ho davvero bisogno di sentirmelo dire da qualcuno. So che sembro stupido, ma c'è un motivo se non ho mai fatto leggere nessuno le mie poesie prima d'ora. Nazuki, il motivo è... Ah no, il motivo è che nessuno mi prende mai sul serio. Che senso ha far leggere agli altri le mie poesie se poi si mettono a ridere e dicono «È così carina, proprio come te, Nazuki!» A volte vorrei non essere carina, ma nessuno lo capisce. Ci metto tutto me stesso quando scrivo. Lo stile non ha importanza, sono le emozioni che contano. Perché nessuno lo capisce? Voglio solo la voce di Nazuki si affievolisce. Forse perché il suo labbro ha iniziato a tremare. Guarda in basso, stringe forte i pugni. Ascolta, Nazuki, se non fai attenzione rischi di strappare la poesia. Afferro delicatamente la poesia finché non lascia la presa. L'appoggio sul banco e sistemo le pieghe che si sono formate. No, non leggerla! Prima che io possa riprenderla, Nazuki l'afferra. Fa schifo. E so che odi le mie poesie. Quindi non sei costretto a leggerla, capito? Ma voglio leggerla. Perché? Perché mi piace quello che scrivi. Lo dico sul serio. Perché dovrei giudicarti per il tuo stile? Non è che il mio sia chissà cosa. Voglio dire, è vero che la prima volta che ho letto una tua poesia non l'ho presa tanto sul serio, ma ora ti conosco meglio. Inoltre Yuri sbaglia a dire che sei una dilettante rispetto a lei, mentre Sayori, nonostante abbia sempre buone intenzioni, a volte si concentra così tanto sulla semplice felicità da non capire cosa vogliono davvero gli altri. È vero, suppongo di non essermi mai soffermato a pensare a quanto deve essere dura per te, e mi dispiace di essere stato anch'io parte del problema, ma ora capisco, non sei soltanto carina, sei molto di più. Ah, Nazuki, lo stai facendo di nuovo. Ancora una volta Nazuki sta stringendo con forza la poesia, guarda in basso nascondendo il suo sguardo. Non mi sono mai reso conto di quanto fosse difficile per lei. Finalmente si fa coraggio, allunga un braccio, poggia la poesia sul tavolo. Puoi leggerlo. Ma girati di spalle. In questo momento non mi va che mi guardi in faccia. D'accordo? Questa è diversa. Questa è diversa, perché tu? Ah sì, perché non ce la faceva vedere se ce le avevano le altre route. Ok, perché tu? Ah. Con la mia compagnia il domani sarà più lungo. Sara. Dovrebbe esserci una A, l'ho dimenticata. Oppure non esistono le consonanti nei poemi, quindi manca una A accentata? Consonanti? Vocali accentate nei poemi, quindi se la sono dimenticata? Domani sarà più luminoso, ma tengo lo sguardo basso. Quando l'oggi... No. Sì, è vero. Vedi che qua è un apostrofo. Quando l'oggi è piovoso. Tengo lo sguardo un po' più... alto. Un po' più alto, perché tu mi guardi. Quando voglio dire qualcosa lo dico con un grido. Ma a esprimere ciò che davvero provo ancora non mi decido. Le mie parole sono un po' meno vuote perché tu mi ascolti. Ma quando qualcosa non è alla mia portata punto sempre in alto. Ma quando mi sento piccolo non riesco a fare nemmeno un salto. Riesco a tenere un po' di più la testa alta perché tu siedi accanto a me. Credo in me stessa con tutto il mio cuore, ma cosa faccio quando lacerato dal dolore? Ho un po' di fiducia in più in me stessa perché tu ti sei fidato di me. La penna mette sempre alla prova i miei sentimenti. Non sono una brava scrittrice, ma non posso fare altrimenti. Hai fatto una rima dicendo che fai schifo? Le mie poesie sono un po' più care perché tu pensi a me. Perché tu. Carino. Ah, con la rotellina del mouse potevo nascondere la poesia. Anche con che senso avrebbe? Anche con tasto destro. Vedo Nazuki, tipo... tipo, guardi la poesia? E Nazuki. Fai la poesia? E Nazuki. E poi dovevi essere girato di spalle, io me l'ha chiesto espressamente. Ah, ok. Perché mi guardi così? Se non ti piace, dille basta. Non mi arrabbierà. Non è che non mi piace. No, non è che non mi piace. Sono rimasto solo un po' sorpreso. E non sono abituato a sentirti dire cose carine. Ma che dici? Cretino. Secondo te qual è il senso di scrivere? Esprimere cose che non puoi dire esplicitamente? Sì, capisco. Scusa se a volte non comprendo il senso. Ma non lo faccio apposta. E comunque sono felice che tu abbia condiviso la tua poesia con me. Mi piace. Beh, sì, sono una professionista, quindi... Nazuki borbotta, fallendo miseramente nel tentativo di sembrare sicuro di sé come al solito. Vedi solo di ricordare che anch'io ogni tanto sono in grado di pensare a cose simili. Sai, quando sei carino nei miei confronti... significa molto per me. Ah, mi fa piacere, nonostante la soddisfazione di Nazuki... Accenno a ridare la poesia. Ma di colpo Nazuki mi afferra le mani e la spinge via. Rimango sorpreso dalla determinazione delle sue piccole e delicate mani. Non la voglio. Eh? Perché no? Non la voglio e basta. Cavolo. Ah no, cavolo. Capisco cosa sta cercando di fare. Incapace di essere onesta con se stessa, sta cercando di regalarmi una poesia in modo indiretto. Beh, se le cose stanno così, la terrò. Invece di insistere, scelgo di assecondarla. Bene! Se ti fossi rifiutato io... Non importa. Sono felice che tu la voglia tenere.
Nasuki si rimangia le parole e lascia perdere. Nonostante lo sforzo per nascondere la sua espressione, riesco a vedere un piccolo sorriso sulle sue labbra. È tutto per ora, quindi mettila via prima che qualcuno la veda, ok? Ah, già, lo farò. E con ciò ritorno in posto, così da poter mettere via la poesia di Nasuki. Ok, andiamo con Yuri, che sarà quella che... Boh. Forse non te la farà anche leggere. Yuri non sembra molto entusiasta di passare tempo con me. Se cambierà idea, verrà da lei da me, immagino. Ma per il momento farei meglio lasciarla sola. Ah, proprio così. 5 secondi! E beh, cioè... anche Nasuki fa così, più o meno. In realtà le dice, no, non ti faccio leggere così, vai via. Vabbè, non ho scritto... questa qua non ho scritto niente, perché è depressa. E infine... c'è Monica, ma che vabbè. Monica è più o meno sempre la stessa. Sì, volevo solo vedere se tipo cambiava qualcosa. Sono sicuro andrà benissimo. Inoltre mi farà piacere. Ok, diamo un'occhiata a tua poesia. Credo. Ok, lascio che Monica prenda la poesia che vuoi tra le mani. Capisco, hai continuato a usare lo stile di Nasuki. Nasuki ti piace tanto, vero? Ecco. Ora Itokun, andiamo. È tutto troppo sospetto. Trascorri del tempo con lei nel club ogni giorno. Fingi di apprezzare i manga che legge. Fingi di apprezzare. Lo sai com'è fatta Nasuki? Se non la secondo, finirà per odiarmi. Raitokun, penso che tu stia fraintendendo. Non è che Nasuki odi chiunque non le dia ciò che vuole. È vero, è una tipa decisa, ma non è egoista a tal punto. Infatti penso che tu sia l'unico ad assecondarla così tanto. Capisco. Un po' lo immaginavo, solo che non mi andava di ammetterlo. Quindi vorrei chiederti una cosa. Fa attenzione, d'accordo? Nasuki è imprevedibile. Spesso non sa nemmeno lei cosa vuole. In fin dei conti è la più giovane fra noi. Potrebbe non sapere come gestire i suoi sentimenti. Quello che sto cercando di dirti è... se dovesse succedere qualcosa di brutto, questo potrebbe danneggiare anche il club. Non mi faresti mai una cosa del genere, dico bene? Io non so come rispondere. Anche se tengo molto lei al club, è un po' sleale tirar fuori un discorso del genere. Beh, sei un tipo intelligente, sono sicuro che farei la cosa giusta. Monica sorride dolcemente. Ad ogni modo, va bene, ok. È arrivato il momento di scegliere Nasuki. Beh, ovvio, andrò con... Beh, cucinare potrebbe essere divertente. E da come ne avete parlato, sembra un lavoro impegnativo, quindi potrebbero essere necessarie due persone. Non ti preoccupare. Con lei dobbiamo tantissimo. Dobbiamo prendere fare i pancake. I cupcake. Ho detto pancake. Detto pancake. I plum cake facciamo, quelli del mulino bianco. Presto te ne accorgerai. Il buon di Motta. Aspetta, un minuto fa stavi dicendo che... Era perché... Lascia perdere, ok? Bene comunque. Riuscirai a cavartela da solo, giusto Yuri? Certo. Ci sono abituato dopo tutto. Dolore. Va bene. Okay. Ho cercato di leggere nel modo migliore. Anche se io stavo facendo la melodrammatica, è un po' difficile non sentirsi in colpa. Eh beh, in effetti. Allora, questo è quanto, giusto? Ci sono altre cose di cui dobbiamo parlare? No, penso sia tutto. Non siete emozionati? Sì, sarà tutto magnifico, tranne l'esibizione. Non penso che continui. E tu che dici, Retokun? Dici a me, eh? Diciamo che sono curioso di vedere cosa ne verrà fuori. È un motivo più che valido per quanto mi riguarda. Sì, peccato invece, Yuri... che il festival non arrivi mai. E tu invece, Yuri? Yuri? Ha ancora il broncio. Anche Nasuki inizia a incupirsi. Non è mica... Cioè, non è mica una cosa così grave. Beh, potrebbe non essere solo per via di quello. Penso che Yuri si senta poco apprezzato in generale. Prima abbiamo dovuto pensare apposta a qualcosa da farle fare e poi nessuno si è offerto di aiutarla. Questo non vuol dire che... Oh, Nasuki ci rivolge lo sguardo con varie volte, con l'aria preoccupata. Allora, Nasuki si avvicina a Yuri e le mette le mani sulle spalle. Yuri, sei quella più ricca di talento qui dentro, dico sul serio. E poi ci aiuterà a rendere questo evento molto più divertente e accogliente. Cioè, anche i cupcake aiuteranno un sacco. A tu renderai speciale l'atmosfera, il che sarà davvero importante per influenzare ciò che proverà la gente durante l'esibizione. Quindi, smettili di fare la cretina e prenditi qualche merito in più. Nasuki lascia la presa e si gira dall'altra parte. Non dicevi sul serio, vero? Non proprio, ma Yuri non è l'unica a essere sorpresa. Anche io e Monica siamo sbalorditi dalle parole di Nasuki. Vederla incoraggiare qualcuno non è da lei, ma inizio a capire. Nasuki stava cercando di imitare Sayori, anche se non ha funzionato perfettamente, è evidente cioè che ha provato a dire qualcosa che Sayori avrebbe detto in un momento del genere. Perché Sayori aiuta sempre tutti a sorridere e a stare bene con se stessi. Mi scuso per essere stata una stupida, farò del mio meglio. E tutti noi daremo il massimo per rendere fantastico questo evento. Sì, sì, spero di vedere tutti fare del proprio meglio. E con questo per oggi abbiamo finito. Quindi penso sia ora di tornarci a casa. Ok, io resterò qui un po' più a lungo. Oggi non sono riuscito a leggere quasi niente, quindi va bene, non c'è di ma... Nulla di male. Non c'è nulla di male.
Tutti noi ci prepariamo per andare via. Inizia a seguire Monica e Yuri fuori dalla porta, mentre... Ehi, dove stai andando? Cerchiamoci i numeri di telefono. Giusto. Dobbiamo ancora organizzarci per il fine settimana. Una volta giunto a casa avrei scoperto di non avere modo di... Una volta giunto a casa avresti scoperto di non avere modo di contattarmi. Oh, è vero. Non ho idea di come mi sia sfuggito. Cavolo, ho fatto bene a fermarti allora. Ti do il mio numero, ok? Faresti meglio non farlo sembrare una cosa strana. Perché mai dovrei? Anzi, mi dà il suo numero. D'accordo. Verrò da te domenica. Porterò tutti gli ingredienti. Aspetta. Verrai a casa mia? Beh, sì. Che c'è di male? Ecco, pensavo di dover venire da te, dato che sono io da aiutare. Stesso discorso che ha fatto con Yuri. Certo, come no? Come se potessi far venire un ragazzo a casa mia. Come la risposta? Mio padre mi ucciderebbe. Eh? Ma dico il discorso. Il discorso è lo stesso con Yuri, sì. Ma la risposta non è esattamente la stessa. Su serio? È piuttosto severo. Già, come pensi che mi senta? Non posso fare nulla quando mio padre è in casa. Comunque, avevo solo bisogno di sfogarmi per un secondo. Ora ci siamo scambiati i numeri. È tutto quello di cui avevo bisogno. Ti manderò un messaggio quando starò per arrivare. Per me va bene. Va bene. Ti farò vedere perché mi piace così tanto cucinare. Per cui farei meglio mostrare entusiasmo. Oh, non avevi detto che mi avresti dato da fare il lavoro sporco? Beh, era solo per dire. Non potevo far capire di fronte a tutti che ci tenevo così tanto. Aspetta, dici sul serio? E più o meno. Solo perché non ho mai cucinato in compagnia di qualcuno prima d'ora. Ah, solo perché non ho mai cucinato prima. Ok. Tutto qui allora. Ok, ho capito. Scusa per aver reagito a sproposito. Bene, io vado. Ci vediamo domenica. Ah. No, niente. Ehi là! Infatti. Non sapevo cosa aspettarmi, ma vedere Nanzuki indossare qualcosa di diverso dall'uniforme scolastica mi scomussola un po'. Vederlo indossare vestiti così carini fa sembrare l'uniforme del tutto inadatto in confronto. E dai, non renderlo così imbarazzante. Dobbiamo passare tutto il pomeriggio insieme, quindi vedi di non fare lo strano solo perché non sei abituato a vedermi fuori dalla scuola. Comunque, io entro... Ok. Vedo che hai portato un sacco di cose. Cosa sono più belle della mia? Davvero bellissimo. Cioè, cazzo. Nanzuki sia una grande borsa, probabilmente piena di ingredienti per fare i dolci. Beh, non volevo rischiare di venire fin qui per poi scoprire che la tua cucina non ha tutto l'occorrente. Hai comprato quello che ti avevo chiesto, vero? Sì, ho preso tutto. Ieri Nanzuki mi aveva chiesto di comprare alcuni ingredienti nel caso non li avessi già a casa. Bene, sono felice di poter fare affidamento su di te. Beh, certo, mi sorprende sentire dire Nanzuki una cosa del genere al posto delle sue solite frecciatine sarcastiche. Che sia un po' diversa quando non è a scuola? Bene, andiamo in cucina. Che c'è, non ti offri nemmeno di aiutarmi a portare questa pesantissima borsa? Dove è finita la tua sportività, Raito-kun? Ma dai! E da quando sono tenuto ad essere un gentiluomo? Prendo la borsa di Nanzuki. Cos'è? Pesantissima! L'ho portata fino a casa tua. Sei sorpreso? Ora capisco. Sì, sono sorpreso, Nanzuki. Sembra che io ti sottovaluti sempre. Fatto apposta per farci notare. E perché mi vedi così minutino, vero? Idiota! Nanzuki mi tira un pugno in petto. Ehi! La tua altezza non c'entra nulla. Davvero odi così tanto essere bassa? Non si tratta di quello. Cioè, a volte mi piace sentire le persone che mi sottovalutano a causa della mia statura. È divertente quando mi dimostro migliore degli altri nonostante la mia altezza. Ma... diamine, lasciamo stare. Cosa mi stai facendo dire? Non credere che riuscirai a farmi parlare di cose strane solo perché non siamo a scuola. Iniziamo o no? Ho un sacco di roba da insegnarti. Cosa? Adesso sembri tornata in te. Sei più divertente quando parli con schiettezza, come hai appena fatto. Ehi, ora sì che mi stai trattando come una bambina. Stavo solo cercando di essere un po' più gentile con te. E solo perché non ho un fisico maturo e sexy come quello di Yuri non significa che puoi trattarmi come... Nanzuki smette improvvisamente di parlare e diventa tutto rosso. Nanzuki, dimentica tutto. Non ho detto niente. Dovrei scusarmi? Apprezzo che tu stia cercando di essere più gentile. Anche io avrei dovuto essere un po' più cortese. Però, se è questo che pensi, allora dovresti sapere che fisici come tu piacciono un sacco di ragazzi. Cosa stai facendo? Stai facendo? Ah? E che ne sai tu comunque? Fidati. Disgustoso. Ehi! Eri riferito a me? E a chi se no? Ma che diavolo. Vediamo di darci una mossa che è meglio. Quando un ragazzo ti dice che sei disgustoso, inizia a fare l'acido. Ho finalmente trovato il tuo punto debole, Raito-kun. Nanzuki mi rivolge un sorriso ambiguo. Ti prego, risparmiami. Beh, se Nanzuki decide di dispensarmi altri insulti come quello, non posso fare a meno di controbattere. Ma per ora mi sembra soddisfatta, mentre inizia finalmente a tirare fuori le cose dalla sua borsa, in modo da poter iniziare.
Ok, non passa molto tempo dentro la cucina e sotto sopra. Sui banconi della cucina sono sparsi cucchiai, scodelle sporche, farina, buste di plastica e liquidi rovesciati. Il frullatore non è abbastanza grande per fare tutta la pastella in una sola volta, quindi abbiamo dovuto ripetere più volte l'operazione. Nel frattempo Nazuki sta sorvegliando tutti i miei movimenti per essere sicuro che non rovini la sua preziosa cottura. Raito-kun, dove hai messo il colorante per alimenti? La pastella a breve andrà nel forno, quindi non devo riempire i vassoi. Ma se c'è ancora la borsa... No, che cazzo ho letto? Quindi devo riempire i vassoi. Cosa avevi detto? Nono, forse? Non lo so. No, hai detto... Mi sembrava avessi detto giusto. Penso sia ancora nella borsa, lei vicino al tavolo. A cosa ti serve? Per colorare la pastella, ovviamente. Farò ogni vassoio di un colore differente. Così facendo tutti possono comunque scegliere il proprio... Preferito. Ma il colore dov'è? Così facendo anche tutti se il sapore non cambia. Scegliere il proprio preferito cosa? Cupcake. Il che è ok, ma non c'è il soggetto. Il proprio preferito si ma rivolge ancora al cupcake. È sottinteso. Anche se il sapore non cambia. Non ha la principale. Lo capiamo noi due che siamo stupidi. No, ma no allora, se sto facendo notare tutti gli errori perché saltino fuori per comunque una 1.2, una 2.0 della pace. Il proprio cupcake. Ma io avrei messo colore, per esempio. Così tu potresti scegliere il proprio colore preferito, avrei messo, per esempio, non cupcake necessariamente. Okay, anche colore. Se il sapore non cambia. Vabbè, per esempio. Colore. Mm. Ah, è un'idea carina. Facciamo una cosa del genere anche con la glassa? Facciamo una cosa del genere anche con la glassa? Ti va? Lo stai chiedendo a me? In realtà non ho preferenze, quindi. E dai, non ci stai mettendo nemmeno un minimo di impegno. Non potresti almeno cercare di divertirti un po'? Ma io mi sto divertendo. Non sono sicuro di cosa Nazuki stia cercando di tirare fuori da me. Nel mentre la vedo separare la pastella in una scodella dalle scodelle più piccole e versare alcune gocce di colorante per alimenti in ognuna di esse. Ah, sembra davvero una figata. Vedi? Non è che cucinare significhi semplicemente seguire le istruzioni. La presentazione è il momento in cui puoi divertirti di più, dando sfogo alla tua creatività. Se gli occhi di tutti si illuminano solamente guardando ciò che hai fatto, allora sì che ne valsa la pena. Sono come quelle che hai fatto per il mio arrivo nel club, giusto? Ricordo Nazuki che presentava con fierezza i suoi cupcake a forma di gatto e le espressioni estasiate di Sayori e Monica. Mi chiedo se anch'io riuscirò a rendere Nazuki così fiera. Sì, allora userò il colorante magari. Sembra che tu stia iniziando a capire. Prima di iniziare a pasticciare col colorante, assicuro di finire completamente e di frullare la glassa. Sì, ci sono quasi. Dato che stavo usando il frullatore elettrico per la pastella, mi è toccato usare un frullino e una grossa scodella per la glassa. Eh? La glassa è ancora tutta grumosa. Ma ci stai almeno provando? Eh sì, solo che ci vorrà un po' più di tempo. Per la miseria. Sarò qua tutta notte se continui così. Ecco, guarda. Nazuki prende il frullino mentre usa l'altra mano per inclinare all'indietro la scodella. Devi farle vedere chi comanda. Dopo alcuni secondi la consistenza della glassa è già migliorata. Visto? Per enfatizzare Nazuki intinge un dito nella glassa per assaggiarla. Con riluttanza anch'io faccio lo stesso. Ehi! Nazuki ferra improvvisamente il mio polso. Non voglio le tue schifose dita nella mia glassa. La tua glassa, eh? Ti stai dimenticando di chi ha fatto tutto il lavoro? Inizio a combattere, cercando di avvicinare il mio dito alla scodella. Vuoi che la prossima lezione la dia io a te? Oh, cattiveria. Perché non ci provi allora? Spingo più forte, abbastanza da far sì che il mio dito arrivi alla glassa. In modo trionfante ne prendo un po' col dito mentre Nazuki mi tira con tutta la sua forza. Ah! Lo strattone di Nazuki mi fa cadere facendo inciampare anche lei a sua volta. Che schifo! Mi hai sporcato la faccia! E di chi è la colpa? C'è una grossa goccia di glassa sulla guancia di Nazuki. Cerca di raggiungere... Ah no, va... Cerca di raggiungerla con la lingua, ma è troppo lontana. Maledizione! Sai cosa? Prendi questo! Nazuki prende la glassa con le dita e cerca di spalmarmela in faccia. Ti piacerebbe? Sono più veloce. Le afferro il polso prima che raggiunga la mia faccia. Nazuki prova ad usare l'altra mano per contrattaccare, ma afferro pure quella. Cos'è, la lotta libera? Ma è il pavimento? Sembra una terra. Sono caduti. Terra. Smettila. Non finché ti scusi per avermi chiamato disgustoso. Va bene. Chiedo scusa per averti chiamato schifoso. Lo sai che non dicevo sul serio. Solo che è divertente vedere la tua reazione. Tu come fai sempre così? Dici delle cretinate solo per vedere la mia reazione. Dico sul serio, non dovresti stuzzicare così le ragazze. Ah, tu dici? Se è così allora non dovrei fare nemmeno questo. Prendo il naso che lo metto in bocca leccando la glassa. Cosa? L'hai fatto davvero? Questa è identica alla frase di Yuri. Diceva, è fatto... vero, Yuri. Abbiamo leccato dita entrambe. Ah, no, no, non è vero. Allora sì, è vero che abbiamo leccato dita entrambe, però la prima volta è stata Yuri a farlo. Sì, sì. E qua siamo stati noi.
Cioè, noi l'abbiamo fatto perché l'ha fatto anche Yuri. Mentre qua siamo stati io a prendere l'inizio. Nazuki così sorpresa che non sa nemmeno come arrabbiarsi con me. La sua faccia è diventata tutta rossa. Che espressione è? Raito-kun, non dovresti fare questo genere di cose a una ragazza. A meno che non ti piace sul serio. Lo sai, vero? Che razza di domande mi fa? Com'è che l'atmosfera è cambiata così velocemente? Io... Nazuki mi fissa in silenzio. Faccio cose sui respiri superficiali. Perché inizia a girarmi la testa? All'improvviso inizia a suonare l'allarme antincendio. What? Cosa? Nazuki corre verso il fuoco. Ah, ok. Non si starà mica bruciando qualcosa. Pensavo dovessi ancora metterci dentro i cupcake. Ecco perché. Hai lasciato un vassoio sporco dentro, idiota. Come hai dovuto fare un errore del genere? Avresti dovuto controllare prima di accendere il forno. Non dossarmi le colpe dei tuoi errori. Dannazione. Nazuki usa un guanto per tirare fuori il vassoio del bruciato. L'appoggio sui fornelli. E subito dopo l'allarme smette di suonare. Comunque, ora li metterò nel forno. Va bene. La tensione di prima legge ancora nell'aria, ma al momento si è già perso. Guardo Nazuki infornare il vassoio con i cupcake. Successivamente riprendo con riluttanza il frullino e continuo con la glassa, come se nulla fosse accaduto. Ah, che buon profumino. I cupcake sono pronti per essere tirati fuori dal forno. Appena Nazuki apre lo sportello del forno, una ventata di profumo dolce e caldo riempie la stanza. Guarda come sono carini. Mi mostra con orgoglio tutti i cupcake colorati diversamente secondo il vassoio. Avrà un aspetto ancora migliore quando aggiungeremo la glassa. Non c'è bisogno che tu me lo dica. Ho portato l'oro per decorare. Spero che tu riesca a invertarti qualcosa. Ecco, metti la glassa in queste buste. Nazuki mi porge delle buste di plastica. Io ho questi beccucci che daranno un aspetto ho questi beccucci che le daranno un aspetto soffice e gradevole. Con questo si possono fare anche dei fiori. Ma stavolta credo che non lo useremo. E questo cosa serve? Prendo uno dei beccucci che ha la punta molto più sottile degli altri. Quello lì è veramente sottile, quindi si può usare per fare strisce o altri motivi. Ma è possibile usarlo per scrivere qualcosa su una torta. Come tipo buon compleanno o roba del genere. Ah, capisco. Questo mi ha dato un'idea. Eh? Beh, è un evento sulla letteratura, giusto? Possiamo leggere legare i cupcake al tema della letteratura scrivendo una parola diversa su ognuno di essi. Sarà divertente vedere le persone scegliere i propri cupcake basandosi sulle parole che preferiscono. Oh. Mi aspettavo che dicessi qualcosa di davvero stupido. Ma in realtà hai avuto un'idea decisamente carina, quindi... Forse sto imparando da te. Cosa vorresti insinuare? Non sono carino. Ma dai... Non siamo a scuola, nessuno ti giudica. Non puoi vestirti comportandoti in questo modo senza aspettarti che io pensi che tu sia carina. E ecco, la voce di Nazuki si affievolisce. Vale lo stesso per te? Eh? Hai detto qualcosa? No, no, niente! Sbrighiamoci, facciamo questa classe. Nazuki accelera le operazioni e fissa un beccuccio a ogni busta. C'è ancora un sacco da fare, non dovremmo perdere tempo. Ecco, ti faccio vedere come si fa. Senza nemmeno darmi la possibilità di pensare a ciò che aveva detto prima, Nazuki passa oltre. Mi fa vedere come applicare la classe, dopodiché ci mettiamo al lavoro. Ok, quando finalmente abbiamo finito, Nazuki mette tutti i cupcake uno accanto all'altro, in modo da ammirare il nostro lavoro. Guarda come sono carini tutti assieme, vero, eh? Ah, vorrei tanto mangiarmene uno. Beh, non c'è nulla che te lo vieti, no? Non ci vedo niente di male. Eh sì, ma... Mio padre stasera preparerà la cena, quindi non posso rovinarmi l'appetito. Sayori è il tuo esatto opposto. Se fosse molto strana questa cosa. Cioè, sappiamo che suo papà non gli fa da mangiare e la trascura. Ma quando fa da mangiare, evidentemente vuole che mangi quello che gli prepara. Giusto. Ah, quindi dice, mio papà questa sera farà la cena, sarà un evento talmente raro che non voglio rovinarmi l'appetito adesso. Oppure possibile. Tipo magari vuole che mangi tutto quello che ha preparato, quindi non posso rovinare. Oppure la obbliga. Se fossi stata qui probabilmente avremmo 10 cupcake in meno. E avrebbe comunque cenato lo stesso. Ma dai, non è una cosa che fa bene alla salute. E comunque quando mio padre cucina devo cercare di mangiare tutto quello che esatto. Posso. Ad ogni modo. No, così no, più come l'ha detto. Avevo capito. Devo cercare di mangiare più quello che posso, nel senso. Mi conviene mangiare più che posso in quel momento perché non ricapiterà mai più che farà da lì. Però devo avere un po' di tempo per leggere un manga. Ma devo stare a casa per cena. Ma devo essere a casa per cena, penso. Ah, di già? È un vero peccato. Colpa tua che sei stato così lento. Avresti dovuto pensarci. Bisogna cogliere al volo questo tipo di opportunità. Cavolo. Come sempre Nazuki dà la colpa a me. Li puoi portare tu i cupcake domani, no? Se tu e Sayori ve li dividete, dovreste farcela portarli tutti in una volta sola. Sì, posso farcela. E non preoccuparti, non gliene farò mangiare nessuno. Magari mi ascoltasse come fa con te. Ah, sì. Ripenso alla mia conversazione con Sayori di oggi. Mi sono sentito davvero un incapace. È vero che Sayori mi ascolta sempre, ma a quel punto sembrava non fosse più in grado di farlo. Ok, sono pronta. Ottimo lavoro. Anche tu. Ti accompagno in uscita se vuoi. 1%! 1%. Comunque è stato...
è stato molto meno strano rispetto a Yuri, perché lì, cioè, c'erano i coltelli e poi sta già per andarsene. Sembra che il pomeriggio sia passato in un batter d'occhio. Piuttosto, sarei riuscito perlomeno ad avvicinarmi a lei come volevo? Beh, allora vado. Grazie per l'aiuto. Ci vediamo domani. Aspetta, Nazuki. Quello che hai detto prima, che bisogna cogliere al volo questo tipo di opportunità. Le cose non devono per forza andare così. Oggi mi sono divertito. Mi hai mostrato quanto può essere divertente cucinare, proprio come volevi. A parte quello, puoi venire quando vuoi, ok? Penso che, se possibile, mi piacerebbe passare del tempo con te, così come abbiamo fatto oggi. Se vuoi leggere manga o andare da qualche parte... Dici, sul serio? Nazuki mi guarda nervosamente, come se stesse cercando di nascondere la sua espressione. Sì, voglio passare più tempo con te. Raito-kun, pensavo ti interessasse solo finire questo lavoro. Mi dispiace che debba andarmene così presto. Davvero, non era mia intenzione. Vorrei davvero restare più a lungo, se potessi. Anche io voglio passare più tempo con te, perciò... che... Nazuki si avvicina di scatto a me. Aspetta, Nazuki! Nazuki mi guarda dietro negli occhi a pochi centimetri da me. Tra l'altro, scusate, è ancora leggermente sporca di... No, è un coso sul computer. Yeah. Ah, bello! Genius! Ora non c'è più! Sento le sue dita sfrorare con delicatezza i lati della mia maglietta, come se tentasse di sorreggersi. Le sue guance rosate e i suoi occhi dello stesso colore riempiono... Sì, questa cosa spiegata... Gli occhi rosa... Sì, questa cosa qua dovresti spiegarla. Riempiono il mio campo visivo, insieme alle sue labbra leggermente dischiuse. Che sta succedendo? Non appena sento il suo respiro su di me, inizia a girarmi la testa. È da un po' che lo sento. Nazuki praticamente fa un balzo all'indietro. Sayori? Ciao, Raito-kun. Sayori, non stavamo facendo niente... Va tutto bene, Raito-kun. Sono venuto giusto per salutarvi. Saresti dovuto venire un po' prima. Me ne sto già andando, quindi... Oh, davvero? È un vero peccato. Beh, sì... Ci vediamo lo stesso domani al festival, quindi non è un problema. Too soon, man! Troppo presto! Basta che non mangi nessun cupcake prima di allora. Bene, allora ci vediamo. Chiaramente agitata Nazuki si è fatta ad andarsene mentre Sayori la saluta. E qui possiamo saltare fino alla scelta che dobbiamo fare per forza. Per alla fine più o meno il dialogo sarà simile. Ma è lo stesso. No. Anche dopo la scelta, dopo la scelta sarà più o meno uguale alla fine, cioè. E qua ci fa. Che bello. No, non rovinare il momento, lag. E qua ci tocca. No, aspetta, questa era quella di Yuri? Penso di sì. Ah, cazzo, mi sono fatto in quella di Yuri. Shit! Non cambia niente. Non cambia niente. Posso fare qua. E adesso. Dobbiamo farlo. Dobbiamo farlo per lo spirito di completezza. Yay. Estreme è sempre la mia zan. Quello di cui hai più bisogno è che le cose restino come sono sempre state. Monica mi ha detto la verità. Mi ha detto che sei sempre stata molto più felice dopo che mi sono unito al club. So che ora sei alle prese con dei sentimenti davvero complicati da comprendere, ma per favore credimi quando ti dico che so cosa è meglio per te. E so anche cosa ti renderà felice alla fine. Ecco perché nella poesia diceva: prima che lei sappia cosa è meglio, o lui sappia cosa è meglio per me. Quindi la poesia dopo magari cambia. Non lo so. E so anche cosa ti renderà felice alla fine. Ti prometto che ti aiuterò a far tornare le cose come erano prima. Io capisco. Se io sforzo un sorriso, su un'espressione incredibilmente sofferente. È questo che si prova a essere pugnalati al cuore. Oh! Dovrei scriverci una poesia. Cioè, ti fa sentire in colpa. Sayori, sto cazzo, tutto bene. Questa è la mia punizione, ricordi? Per essere stata così egoista. Quindi ti prego non badare ai miei stupidi sentimenti. So che hai ragione. Sapevo fin dall'inizio che non avevi trovato alcuna felicità alla fine di questa strada. Ecco perché sono venuta qui, solo per ricevere la risposta di cui avevo bisogno. E poi un'altra cosa. Hai ragione sul fatto che voglio che le cose tornino come prima. Me ne sono resa conto adesso. Mi conosci davvero meglio di chiunque altro, Raito-kun. Mi fiderò di te per qualunque cosa. Quindi... Il sorriso di Sayori infine si spegne. Tutto d'un tratto si gira e si accascia sulle ginocchia. Oddio. Tenendo la sua testa con entrambe le mani, grida più forte che può. Sono così scioccato che non so come reagire. Sayori si gira a guardarmi, rivolge un altro debole sorriso prima di voltarmi le spalle di nuovo e scappare via. Sayori!
Non è la stessa cosa. No, ma rimango in piedi solo impotente di fronte a casa mia. Perché mi sento così male per questa storia? Non avrei potuto fare nulla di ciò che ho già fatto. Tutto quello che posso fare è sostenere Sayori mentre affronta i suoi sentimenti, condurla sulla strada giusta. Ma sto avendo problemi a capire i suoi sentimenti tanto quanto lei. Anche se posso confortarla, continuo a chiedermi se dovrei fare qualcosa in più o qualcosa di diverso. Gioco, sei una merda, perché ti fai voglio tornare indietro e cambiare. Esatto. Solo che non cambia niente. So che questi pensieri continueranno ad affliggermi finché le cose non torneranno come prima. Farò tutto quello che posso. Sayori resterà per sempre la mia migliore amica. E farò tutto ciò che è in mio potere per farla sorridere ogni giorno. Oh sì, è molto bella. No, okay. È uguale. No? Sì. Tutto qua. Sì. Vedi, prima che ti, no, prima che ti faccia ascolti, ciò che è meglio per te. Prima che ascolti tutto quello che lui mi, che lei mi ha detto. Lei mi ha detto, ok, prima di quanto ti amo. Ti amo. Si mette soltanto di muoversi. Uguale. Okay. Bene, salviamo. Salva. E adesso? E adesso abbiamo concluso anche la Nazuki Route. Quindi, se per voi, cioè a voi potrebbe interessare, anzi dovrebbe essere comparsa una scheda inizio video probabilmente con un sondaggio, l'ultimo episodio, l'ultima parte potremmo farla in live. E, ovviamente non lo potremmo fare magari settimana prossima, perché concludere Doki Doki sappiamo tutti che vuol dire non poter riprendere più il gioco. E noi invece abbiamo un altro video sugli easter egg da fare, quindi dobbiamo perlomeno occuparci della parte degli easter egg da soli, a meno che anche questa cosa non la facciamo in live, ma è un po' poco sensato. No, però dobbiamo ogni volta ricaricare. Dobbiamo ricaricare i salvataggi, cioè c'è una cosa che è una percentuale di 1 su 101, quindi sarebbe noiosissimo se mi saltasse fuori alla millesima volta. Il che è molto probabile. In realtà potremmo sentirci tipo urlare, bestemmiare come delle bestie. Esatto. Sì. Perché non esce? Esatto. E mentre diamo fuoco alla casa di Avisi. No, la mia casa. Sì, la tua casa, la tua. Andiamo a casa di Rosso a fare quel video. No, non è vero. Sì. No? Andiamo a casa di Rolla a fare quel video. Sì, sì, ma quello sì. Due risposte, due positive perfette. Rosso non riuscirà mai a fare quattro rampe di scale. Entro in macchina. Posto. Quindi sapere per la live che però vi dirò se io, sì, purtroppo ti lascio lì sospeso. però vi dirò io se è settimana prossima o quella dopo ancora, perché vi ripeto, dobbiamo fare il video sugli stag. Potrebbe essere molto molto noioso fare una live su. Ma c'è noioso. Niente, quindi fatemi sapere se volete una live magari settimana prossima, sicuramente su una discussione, magari su Doki Doki generale, su cosa ne pensiamo, magari su cosa potremmo migliorare, cosa ci aspettiamo dal prossimo gioco del team salvato. Sì, esatto. effettivamente su cosa ne pensate anche voi, in modo da discuterne assieme. E quasi sicuramente, sempre se vorrete o no, una live sulla conclusione effettivamente di Doki Doki in tutto e per tutto. Quindi un finale non fatto da noi da soli, ma in live. O venerdì o sabato decideremo. Quindi ancora una volta, se vi è piaciuto, lascia un commento, se vi piace, iscrivetevi. Noi ci vediamo in un prossimo video di Doki Doki, di qualsiasi altra cosa. Quindi bella ragazzi. Ciao. Guardate Stage Gate! Aio!